mi ricordo sempre il primo giorno che non ho fatto psicologia, non ho mai fatto niente di simile, assolutamente, tutto in bianco, tamburi, sta qui, pim pum pam, mio figlio mi fa, ma oh, dove vai? In quelle sette dove pregano, cantano, poi ti che sia, mi dicendo. Non lo so, ve lo dico sinceramente, non lo so. Non ci capivo niente, questo lo so che non ci capivo niente, ma non lo so perché ero qui e non lo so perché sono tornato. So solo che torna. Torna perché sentivo che la BT era come una chiave che poteva aprire qualche cosa. E in effetti ha aperto diversi scrigni e di lacrime ne ho versate parecchio, come molti. E come ben detto Pierre, sono dei doni quelle lacrime, sono veramente dei doni. E cosa io e la BTE? Io e la BTE oggi, come oggi, devo dire, chiaro, mi ha cambiato completamente la vita. La BTE ha qualcosa di straordinario che è la sua struttura, il suo metodo, il suo modo, la sua scientificità. Vedendo anche da un mondo positivista, sapere, cioè entrare a far parte, perché è una fortuna poter essere tu che potuto andare in un altro posto, potuto, quel che sia, a far parte di una disciplina che comunque è strutturata, scientificamente comprovata, strutturata, per me è stato qualcosa di molto forte. E penso che questa sia anche, personalmente, penso che sia la forza della BTE. Cioè poi siamo tutti fratelli e sorelle, vogliamoci bene, anche no, detto così, anche no. Questa fa la grande differenza di quello che poi in questi anni, ormai si sente, si va a diversi circoli, si sente, ecco, la grande differenza che io sento verso altre associazioni o modelli o movimenti, chiamiamoli come vogliamo. Cioè questa struttura è chiara. Ma l'ho sentito dire diverse volte, mappe, si parlava di mappe, eccetera, ma l'ho sentita fondamentale. Cioè io alla BTE dico, wow, ci siete e voi siete quello che, dove io posso sempre far riferimento. Acquisire però queste mappe, questi modelli, io ho avuto difficoltà e ho ancora difficoltà adesso, perché non è materia semplice. E così diciamo, tutto si include, si trascende, però non è la stessa cosa, però di avere questa sensibilità, cogliere tutto questo scardina veramente delle porte e permette la loro apertura, che è qualcosa di straordinario, perché quell'apertura è quella che ci dà, o mi dà, oppure lo vedo anche con i pazienti che vengono, i clienti, ti riconquisti il tuo potere personale. Io uso spesso, proprio parlando con le persone che vengono, perché noti che non c'è più potere personale, sei in balia, diciamolo così, dei predatori del mondo. E quando tu acquisisci il tuo potere personale e sai e guardi qualcuno e dici, questo sono io, posso parlare a mia madre, posso parlare a mio padre, a mio marito, ai miei figli, al datore di lavoro. E questa per me la BTE è questo, ti permette di aiutare le persone a essere complete. Da allora adesso sento questa grande differenza della completezza, che è un processo che non è mai terminato, ecco, in questo senso. Ma la BTE, grazie alla sua struttura, alle sue modalità, al suo modo di essere, alla sua accoglienza anche, e alla sua apertura che ha, ecco, ti permette, mi ha permesso, ecco, di acquisire quel potere personale e di acquisire quella, di riunificare quello che era, quello che inconsapevolmente avevo separato.